Le notizie in 60 secondi, incidente questa mattina ad Ischia in via Baldassarre Costa che ha visto coinvolti un'automobile e un grosso camion. Il ragazzo alla guida dell'auto ha raccontato che mentre procedeva verso Ischia il camion in direzione contraria avrebbe invaso la sua corsia in curva causando l'impatto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Via libera della Camera al DDL sulla valutazione degli studenti. Con la riforma il comportamento degli studenti peserà ai fini della valutazione complessiva. Cambia l'istituto della sospensione, vi sarà più scuola e non meno scuola. Nella scuola primaria invece tornano i giudizi sintetici da ottimo a insufficiente. Miglioriamo così la comunicazione con le famiglie e al tempo stesso l'efficacia della valutazione, dice il ministro Valditara. Questa sera, in ricordo di Silvio Carcaterra, trasmetteremo una puntata dell'Isola che non c'è, la trasmissione di approfondimento di cronaca, attualità e politica di Teleischia. Una puntata che ha come argomento la sanità, criticità e soluzioni, andata in onda l'11 aprile scorso. Calcio, nuovi movimenti di mercato in casa Ischia con Giovanni Vito Baldirano che si prepara a tornare in gialloblu dopo la decisione di spostarsi a Pompei, vicino il ritorno sull'isola. Novità in arrivo anche tra i pali con Mirko Gemito che è tornato ad allenarsi con l'Ischia, con la società e lo staff tecnico che lo valuteranno nelle prossime settimane. Per il momento è tutto, appuntamento a domani.